credo che tutti siamo concordi nel fatto che l'auto elettrica non piace a nessuno praticamente in Italia, a parte quei quattro elettroidioti che la difendono a spada tratta senza che neanche la posseggano, però non piace a nessuno. Quindi fa molto ridere il messaggio, esattamente in linea con tutto quello che fanno sempre loro, il messaggio che stanno dando, che le case costruttrici di auto elettriche, Tesla praticamente sono 20 anni che deve fallire e sta ancora lì. Adesso se ne sono usciti con Volkswagen che sta per fallire, stanno dicendo che chiuderà Seat, chiuderà alcune brand anche di quelli molto redditizi come ad esempio la Cupra. Ancora prima si parlava del fallimento della Ford e poi naturalmente si parla del grave crisi di Stellantis, Alfa Romeo, Lancia, Fiat praticamente che sta tornando indietro tutto il filone. Allora io vi faccio questa domanda: ma secondo voi lasceranno realmente fallire le case costruttrici? Secondo voi realmente quello che ha detto l'amministratore delegato della Volkswagen, hanno 2 anni per risollevarsi altrimenti chiude la Volkswagen? Secondo voi potrà mai chiudere la Volkswagen? Ritorniamo a quel discorso che vi avevo fatto relativo al fatto di far stare le persone tranquille, perché poi ad esempio per molti l'auto elettrica è realmente un nemico da distruggere. Molti lo hanno preso veramente come una guerra propria, una guerra di religione, io in primis. Ma ho la brutta sensazione che dicendo, dando la notizia che fallirà Volkswagen, fallirà Ford, fallirà Tesla, falliranno tutti questi qui, ho l'idea che lo stiano facendo per far azzittire tutti quelli che fino ad oggi, torno a ripetere, come anche me, hanno portato immagini degli incendi, hanno portato conti economici parlando della non convenienza, della non corrente ambientalista di questo tipo di propulsione, di tutti gli annessi e connessi relativi allo smaltimento e alla produzione di batterie, al problema sociale che porterà, sia relativo ai posti di lavoro, sia relativo allo sfruttamento dei bambini, insomma tutte queste cose qui. Ho la sensazione che lo stiano facendo apposta per azzittirci, per dirci: ma state tranquilli, non parlate male della Tesla, non parlate male delle auto elettriche, tanto ormai hanno fallito le auto elettriche, ormai ecco, vedete, le aziende che hanno investito sulle auto elettriche stanno tutte fallendo, state tranquilli, mettetevi da una parte, godetevi i vostri giocattoli a motore a benzina, a motore diesel e siate contenti. Perché tutto questo? Perché se ci andiamo a ragionare, può chiudere Maserati, può fallire Lancia,
può fallire Seat, può fallire, ma che vi posso dire, Ford Europe, ma colossi come Volkswagen, colossi come Mercedes, colossi come Renault, colossi come questi, ma possono mai chiudere? È impossibile, anche se falliranno, troveranno la scusa con il meccanismo della salvaguardia sociale di dire: ragazzi, quest'anno il bilancio bisogna mettere 6 miliardi di euro per il gruppo Volkswagen, altrimenti se chiude la Germania perde il suo storico marchio che rappresenta la forza della grande Germania, o altrimenti la stessa cosa per la Mercedes, la stessa cosa in Francia per la Renault, per la Citroën. Sono tutte minchiate, fanno sempre parte di quel gioco, di quel gioco di voler spengere il dissenso, perché contro l'auto elettrica c'è il dissenso, c'è, e quindi loro debbono chiuderlo, perché più se ne parla e più naturalmente se ne parla in negativo e più le persone lo vedono come un grande problema. Se invece nessuno ne parla più, continueranno a togliere lentamente di produzione tutti i propulsori diesel, tutti i propulsori benzina, continueranno a produrre dei motori di merda come ad esempio i PureTech, che io nessuno me lo toglie dalla testa che sono stati fatti appositamente male, come tanti altri di tanti altri marchi, esclusivamente per far dire alle persone: i motori benzina e diesel non sono più affidabili, io mi butto sull'elettrico, che sicuramente nei primi esemplari sarà stato fatto in modo tale che non ti dà più quei problemi. Naturalmente è una cosa fittizia, perché dopo tot anni ti trovi con la peggiore schifezza, la peggiore cosa inutile. Quindi non dovete credere neanche ai fallimenti delle case costruttrici, perché servono a quietare gli animi. Sì, a quietare gli animi il fatto che producendo elettrico vanno male, sì, a quietare gli animi naturalmente perché ci sono dei posti di lavoro che non possono di colpo essere strappati dalla generazione che oggi vive. Si potrà fare forse al pensionamento di questa generazione, ma naturalmente passeranno 25-30 anni e quindi per molti non sarà più un problema. Altri avranno imparato, come la generazione dei millennial, a vivere in una gabbia e tutto sarà fatto secondo i piani. Tanto lor signori, come vi dicevo ieri, quando dicevano tanto che nonnino, e chi ha capito, nonnino stava male, stava in rianimazione, stava, invece in realtà ce n'hanno de tempo da vivere, tanto, e quindi continueranno il loro gioco senza problemi. Ditemi cosa ne pensate, ci vediamo domani. Ciao a tutti.